Belle, belle, Quindi belle. questa è il modello base, questo è l'avanzato. Stiamo? Guarda quanto sono belli i pretzel. È Tanto. vero. Ma guarda, no, cioè, guardate la ghirlanda dentro. E poi potevo fare tutto il tetto. Ah, potevo far diventare così. Ma era troppo, raga, era troppo. Facciamo l'alba. Giusto, ma che tocca fare una cosa veloce. Che secondo me già è un'ora e più che stiamo a Sì. chiacchierare qua. Chiede sono, chiede sono. Allora, va, faccio velocemente di feltro, eh. Sì. Poi ci salutiamo e andiamo verso la nuova riapertura, eh. Sì. Pare come se è il primo giorno domani, è Sì, vero, è una cosa sì, sì. strana. Strano, sì. Ciao Monica. Questa è tutta feltro, ok? Cosa dice? Troppo belle, Luisa, bellissime. Elisabeth, le fustelle piccole io le taglio con la nonna papera. Marzia, sono meravigliose. Ah, Marzia, visto che sei online, ne approfitto che quindi in settimana, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 20, puoi passare quando vuoi, perché Marzia, Marzia no, Marzia nostra, un'altra Marzia, ha So di fatto niente. l'ordine dal sito, quindi puoi passare quando vuoi per ritirare i prodotti. Sono le 10 e mezza. Beh, è un'ora e mezza, che non è tanto, dai, su. Una Rita, Rita ci è venuta a trovare. cucita a tre casette. Troppo belle le casette. Ma è vero, sì. Poi questa ti entra una rota in testa che è una cosa infinita, no? Sono proprio incantevoli, detto da Simonetta. Grazie, questo è proprio un complimentone. Simone, ma visto che cioè, non ho fatte tre in quanto mezz'ora chiacchierando, cioè dai, non mi sono concentrata, no? Allora, questo gira così, questo va qui, quindi taglio qui. Questo è feltro 3 mm. Ciao Maria Antonietta, buonanotte ragazze, in bocca al lupo per domani, anche a te in bocca al lupo e viva il lupo. Evviva il lupo! Va bene, pure Marzia dice domani. Oh, domani mi raccomando, tutti in fila a 1 metro l'uno dall'altro. Ricorda orari di domani. Dalle 15 alle 20. E alle 11 stavano qua. Scherzo. Sabrina, un grande augurio per la vostra riapertura. Dagli tutta. Buonasera, che spettacolo. Dice Monica. Ale, sei troppo brava. Te devono abbattere. Sei troppo bravo, te devono abbattere. Loretana, a domani mi porto anche Martina mia. Ah, brava, fammi la conoscere, brava. Ma pure Loretana viene. Ma quante sono Sì, e te lo domani? sto a dire, mi Avere un raccomando, po'. 1 metro di distanza l'uno dall'altro. Scherzo. No, scherzo nel senso, lo so che siete disciplinate. Allora, sono tante già quelle che sai, quelle che non sai. Eh sì. Robè, ci servi domani. Ci serve qualcuno che metti i numeretti. Mettiamo Mettiamo Rosella. Rosella. Brava, è un'idea. Desidererei. Rosella si è sentito domani scappa. Teletrasportarmi lì domani in mezzo a tutte quelle belle cose e poi i colori. E a tutte le creative, immaginate che chiacchieranno, che creeranno su mentre fanno la fila, eh? Ma tu che fai, ma tu che non fai, ma che lavori, ma che non lavori, ma di qua, ma di là. Dicevo, resta io là in mezzo. No. Ciao Caterina, buonanotte. Grazie. In bocca al lupo per domani. Simonetta, per caso avete la fustella per decorare i tetti con neve e ghiaccio? Quale cara questa? Non si trova. La devi cercare da qualcuno che sa vendere. Qualche privato. Non siamo negozio, né ne abbiamo usato. Brava, infatti Ale dice, mi raccomando, rispettate le distanze e le mascherine. Che io ci combatto tutti i giorni con i clienti, confido nelle vostre clienti che sono bravissime. Infatti anche noi sappiamo che siete tutte brave. E disciplinate. Diate loro che possono venire a trovarvi, Rosa.
Rosa, ti aspettiamo pure a te un Ma che la giorno. varra? Sì. Eh sì che ti aspettiamo, Ro! Su, sali! Cioè, quando se può, eh! Certo. Mettete una telecamera fissa e fate la diretta domani. Grande fratello! Grande fratello. Mo compriamo a Google GoPro Cioè, per poi l'autorizzazione di di ogni tutte quelle che cliente. entrano. Troppo ci vorrebbe. Dovresti far firmare la liberatoria. Rosaria sicuramente sarà con il piccolo Marco. Ciao Rosaria e ciao al piccolo Marco. Quanto costano le due fustelle? Guarda, sono fuori produzione, quindi non c'è un prezzo. Ciao consiglia. Ma come vi Ciao dare? Sandra. Quanto ho cercato voi nei potete. Non voi potete immaginare, Rosita, bravissima, in bocca al lupo per domani. Grazie. guardate. Grazie. Ciao Piera. Rosa dice sicuramente lo farò. Oh, brava Rosa. Maria Rosaria, buonanotte ragazzi, auguroni per domani. Grazie. Massaggiare. Quindi se volessi acquistare queste fustelle non ci sono. Allora, questi elementi qui no. Edi piatta privato che sa che facce. Esatto, invece la fustella casetta base, questa qui che sta montando adesso Martina c'è. Noi ne avevamo, di solito le prendiamo più sotto Natale queste fustelle con le casette. L'altro giorno ne avevamo ordinata una che è Per finita, sbaglio. per sbaglio, così è finita. Però insomma, se c'è richiesta le riprendiamo. Sì, dai, famo un gruppo, eh? Le maniache dei Timmolz. Laura, buonanotte ragazze, un grosso in bocca al lupo per domani. Essere lì, un abbraccio e complimenti, grazie. Barbara, buonasera e ritardo. Un bacio dal piccolo Marco, sì, sono con lui e mio marito, Allora, dice Rosaria. questa, adesso questa in feltro 3 mm, la facciamo così. Grazie Amalia. Guarda che genio! Ha fatto, se voi la metteste così, Non va. non avreste l'incastro giusto. Guarda il genio, guarda. Ha fatto l'incastro per tetto. Si chiama È un Tim genio. È un Holt. genio Sì. st'uomo. Tim Torino, Imola, Milano. Tim come Tim. Poi il cognome è H di Hotel, Otranto. L di Livorno e Z. Tim come Tim. Oz come Oz. C'ha anche il sito internet suo personale, Sì. ma Quello logicamente è tutto in inglese. È americano. Come è. David Tutera, un altro che amiamo tantissimo, la follia. Fa sacche cose belle. Teresa dice dovete fare tutorial solo delle cose che avete. Mi fate rimanere male così. No, ma non ti preoccupare, poi tornano, tornano. Vabbù. Se le portate io le Dai, che acquisterò. è per stare insieme, su. Ma poi ci avete chiesto voi ieri. Oh, se è venerdì, quando era? Ho il marito romano, saliamo spesso a Roma, appena si potrà verrò a trovarvi. E non ti aspettiamo. Chica cara. Non ci credo. Dai, caro. Particolare. No, neanche il tetto innevato, praticamente tutti gli elementi, degli elementi è rimasto solo il tetto elisabettiano, Bello. che quello ce l'abbiamo disponibile sul sito, quindi se vi volete prendere prima, Ah, non puoi non passare, posso non può passare. passare. Sicoletta subito scrive Tim Holtz. Senti Giusy che sbadiglia, senti. Stanchina? Eh? Mo mi svieni qua. Martina, il feltro ha il suo fascino, è bellissima, dice Clara.
Feltro misto gomma 2 mm. Ho voluto da questo diverso. Accostare due materiali Proprio differenti. perché la gomma crepla spicca tantissimo col feltro, per i particolari. È un mito di Molz, lo seguo su Facebook ed è fighissimo. Aprite una succursale da me, Dove? Paola, non lo so. Il nome Chicca Cara per non farmi trovare dalla suocera. Mamma mia, e che è sta Mamma suocera? mia! Che ha combinato? Sì, proprio carina. Provincia di Potenza. Basilicata, coast to coast. Simonetta fa delle casette spettacolari qui. Sì, Cioè, parlano proprio quelle di Molza. Però sì, sì. le fa in cartoncino. È più facile. Oh, guarda, sti Ikea, guarda, ti ho mandato un messaggio a Ikea proprio. Fuori produzione, vendete i fustellati? Magari li inseriamo sul sito, sicuramente non Ah, io adesso, fustellerei volentieri. appena Senti, ci ma io stabilizziamo. c'avevo. No, non ce l'ho. Questo c'ha. Eccolo. C'ha, vedi, quello con gli intacchi è per fare questo. Questo qua, vedi? Ah, torno a camicia. Torna a casa. Torna a casa, Alessi. Ma quanto vorrei essere lì con voi domani, ma sono tanto lontana. Da Quarto Sant'Elena, ma per fortuna vi posso vedere in diretta. Ciao Anna, grazie. La casetta base, il codice 660992. Simonetta dice le farò in feltro. Chiara, fighissima quella con la neve. Anna, ma le dirette continueranno? Sì, faremo sempre gli spacchettamenti, qualche tutorial. Io adesso vi faccio solo casette. Ecco a Natale. Sì. Mettete da come vi pare. Katia, ciao dal Friuli, ciao. Sta venendo molto carina anche in feltro. Anna, Rosaria, che graziosa. Loredana, ora tutti in coro una canzoncina di Natale. Tanto dai e dai, siamo arrivati. Infatti. Di solito a luglio-agosto già si fa tutto per Natale. Poi la primavera non l'abbiamo vissuta. E io qua me lo modifico pure qua. Domenica, graziosissima. Cinzia, ciao da Livorno, è da poco che vi seguo, brave. Grazie. Di casetta abbiamo questa qui, questa. Me la modifico. Sì, me la modifico. Vincenza, ancora al lavoro. Bacioni da Pestum Salerno. Bella, bella Pestum. Anna, Chica cara, non ti lamentare, la mia è talmente cattiva che anche il coronavirus ci ha avuto paura di infettarla. Tremava Ehi, tutto. stanno a parlare Le delle suocere, suocere. mannaggia. Ernesta, ciao da Genova. Ciao. Enrica, bellissima. Anna,
Antonella, ciao ragazzi, ho fatto un ordine, passerò in settimana, poi vi avvertirò prima di arrivare. Va Va bene, bene? ci puoi avvertire oppure puoi passare tu tranquillamente quando vuoi, tutti i giorni dalle 15 Non alle serve più 20. appuntamento, stiamo sempre qua. Un bel presepe con tutte quelle casette. Oh, che croce deve iniziare adesso? Sì. Se vuoi fare particolari, se la vuoi fare così, sciù e La scatola della casetta è la nostra, chissà che fine ha fatto. La sciù. Ah, scatola. scatola nostra! No, ce Agata dal Belgio. Come va? Come va in Belgio? In bocca al lupo per domani. Bacioni da Napoli, siete bravissime. Ciao Susi, Enzo e Susi! Come chiamo Giusy? Come la chiamo così? Poi gira subito. Manca avessi detto, dico Susy! Loredana, carine, io non le avevo mai viste. Carine come idea regalo con dei dolcetti o cioccolatini dentro. Anche. Luciana, buonasera, che state facendo stasera? Principalmente se stiamo a fare una chiacchiera prima di domani che riapriamo. Barbara, come fai ad essere così veloce? Ammazza, ci sto mettendo No, 2 ore. Ma sta a scherzare? no, no, Ah, state sul perché sì. serio? Francesca, bellissima, è veramente uno spettacolo. No, Martina è velocissima a fare tutto. Roberta quando mi vede lavorare dice che sembro la Dea Calì. Mi escono maniche non c'ho, eh? Rosaria, non ti preoccupare, al prossimo ordine ne prendiamo qualcuna. Di Di chi? queste Ah, di casette. casette. Ah, sei entrata in fissa! Benvenuta nel club! Sì, ripeto, è diciamo una fustella che noi abbiamo quasi sempre avuto, ma soprattutto 3-4 mesi prima di Natale, Eh da certo, tiro da settembre, settembre a la dicembre ce prendiamo l'avemo. regolarmente. Certo. Magari non prendiamo, che ne so, la fustella dei margherite, prendiamo più queste natalizie per fare casette e cose natalizie. Quindi mo era così, che era finita da tempo, quindi ne avevamo presa una. Io l'avevo manco vista, vi dico la verità. Domenica, non sapevo che esistevano queste casette, ma sembra facile montarle. Sarà Martina che le rende facili. No, 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 no. è facile. Gli apro pure la porta a questa. Silvia, buonanotte ragazze, vi saluto, vado a dormire che le 5 arrivano presto, Mamma mia. sperando che mi passi il mal di testa. Buonanotte, Silvia. Buonanotte, buonanotte. E dormi, mi raccomando. E 5, purella, no. Rosaria dice, mio figlio ci ha giocato quando sono venuto in negozio. Ah, sì. Grazie Luisa. Angela, prendila anche per me, sono innamorata. Katia, ma dormite lì per domani alla. sì, dormiamo qua. Ernesta, anch'io casette. Siete pronte? Guardate che vi crea dipendenza di Molze, Cioè eh? Se non conoscevate dovete davvero entrate in un circolo vizioso, eh? essere super sicure. Se già la Big Shot, tutto ciò che attorno alla Big Shot crea dipendenza, queste proprio. Oh, Inquadra. No, mettile su. Ecco. inquadra giù tu. No, abbassi il cellulare. Siete sopra il tetto. Aspetta, aspetta, ma lo levo da qua. No, 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 vai, vai, fai lo zoom.